Alberto Maragon è l'autore del libro La poesia della speranza. In questa raccolta di poesie si parla di speranze ed emozioni rappresentate nella vita dell'autore. Signor Alberto, ci parli della sua vita e dei suoi hobby. Allora, io diciamo che di hobby fino a un po' di tempo fa ne avevo un po', avevo sia la moto che la pesca sportiva. La mia vita adesso diciamo che è stata un pochettino movimentata perché avevo avuto altre passioni prima della. Io ho iniziato a scrivere, avevo 14 anni praticamente. La mia prima poesia, che ho tradotto nel libro, è Pioggia d'inverno, è stata la prima che ho scritto, avevo 14 anni. L'avevo scritta perché era un periodo un po' critico, avevo perso sia un amico che un cugino di 20 anni, Capito. in un incidente, allora giù di morale ho scritto la prima poesia. Poi diciamo che ho avuto anche la passione delle arti marziali, poi avendo avuto un incidente sul lavoro ho dovuto interrompere, quindi è stata un po' movimentata su alcuni fronti. Dove hai tratto spunto per la scelta del titolo? Allora, dico la verità, io avevo scelto un altro titolo, Sì. poi purtroppo c'era già un titolo molto simile, allora non potevo inserirlo. Ho tirato giù alcuni nomi e poi ho pensato a questo qua, la poesia della speranza, perché io nelle mie poesie comunque penso tanto, vado tanto sul fatto della speranza. Si spera sempre magari in un mondo migliore, una vita migliore, eccetera, eccetera. Quindi io credo che sia un titolo abbastanza azzeccato sul mio libro. Quali sono i motivi che l'hanno spinto a scrivere questo libro? Non ho capito. Quali sono i motivi che l'hanno spinto a scrivere questo libro? Allora, io praticamente ho sempre avuto questa passione comunque dello scrivere, mi sono sempre alzato anche durante la notte per scrivere frasi o cose del genere. Qualche anno fa avevo provato a trasformare queste mie poesie in canzoni, avevo provato a fare un CD e ero riuscito a farlo, però per pubblicare un CD mi servivano mucche di soldi, quindi era impossibile. Allora ho detto, ma proviamo a fare una cosa del genere. Ho provato tramite da un paio d'anni a quest'ora a cercare un po' di case editrici, tanti chiedevano una bordata di soldi, altri invece cioè, mi davano la percentuale che era bassissima. E boh, fino a che non ho trovato la Book Spring. E ho detto, va, proviamo, invio un'email via internet e vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Ma l'idea del libro diciamo che c'è sempre stata, Ho capito. solo che forse non l'ho fatto prima, non ci ho provato prima, un po' magari per paura che ci fossero avuti bisogno di tanti soldi o cose del genere. Ho capito. Io volevo farle una domanda su una poesia che mi ha colpito. Piccola Stella, è dedicata a qualcuno in particolare oppure è venuta così l'ispirazione per scriverla? Allora, io praticamente ho scritto quella poesia, ma l'ho scritta in modo che chi la legge può cercare di dedicarla o indicarla a chi vuole, no? Come può essere una semplice stella che brilla nel cielo, come può essere il proprio grande amore, come può essere la persona cara che ti ha vicino, tipo madre, padre o sorella. L'ho scritta proprio in quel modo lì, che ogni persona che la legge rappresenta lui quello che vuole fare, quello che vuole praticamente. Ci può riassumere in una frase cosa rappresenta per lei questo libro e cosa vorrebbe che significasse per i suoi lettori? Allora, per me
Per me questo libro è una cosa molto importante, prima di tutto, perché rappresenta la mia vita. Per me la poesia è la vita. Io scriverei da sempre, la vita eterna. Io mi alzo anche la notte per scrivere. E quindi per me è una cosa molto molto importante. I miei lettori, cosa gli devo dire? Io non posso obbligarli comunque a comprare il libro, sta a loro. Io ho voluto esprimere le mie sensazioni sulle poesie che ho scritto e su quelle che oltretutto sto ancora scrivendo. Quindi vorrei solo che anche loro riuscissero a capire e a sentire queste emozioni, queste sensazioni che provo io. La poesia della speranza di Alberto Maragon è acquistabile sul nostro sito www.booksprintedizioni.it.